Sì, questo non è che mi soddisfi molto, però sono veramente, devo dire la verità, orgoglioso di quello che hanno fatto i ragazzi, perché ho fatto una partita incredibile. Avevo paura che non ci credessero, invece mi hanno dimostrato che ci credevano anche loro. È un grande peccato, perché io prima dell'inizio della partita gli ho detto che loro, la Verbania, avrebbe probabilmente pagato il fatto di non aver conosciuto mercoledì scorso la vera Fersina, perché è stata una partita molto particolare, e oggi gliel'abbiamo fatto vedere. Peccato che sono mancati i gol che normalmente facciamo, questo è stato un peccato. Sono mancati i gol all'inizio della partita, quando avete avuto due occasioni importanti, una grossa con Donati. Se avreste sbloccato subito il risultato, probabilmente sarebbe stata una partita diversa. Sì, sarebbe stato sicuramente diverso, perché il risultato sarebbe stato diverso. Non sarebbe stato diverso nell'atteggiamento, perché comunque è stata una partita per 90 minuti a una porta, e quindi sarebbe cambiato poco, se non dal punto di vista del risultato. E a un quarto d'ora della fine ho visto dentro la palla di Michele, di Ciurlo, e mancava ancora un quarto d'ora, 2-0 sarebbe stato molto bello. Insomma, è mancato il guizzo, è mancato il gol finale, è mancato quello, non c'è altro da dire.